per i casi più gravi. Allora, e concludo, noi con questa legge che ci apprestiamo a votare non abbiamo la velleità di eliminare o impedire nuove tragedie della strada. Ci saranno ancora. Non è una norma che può impedire il male che alberga nella nostra società. Nemmeno abbiamo la presunzione di aver fatto norme perfette o irreprensibili, ma siamo convinti di aver fatto una legge giusta, che soddisfa cioè una esigenza di giustizia così Collega, dovrebbe diffusa concludere. e ha l'ambizione di lanciare un messaggio fortemente persuasivo e fortemente dissuasivo che potrà contribuire a salvare qualche vita dalla strage che ogni anno si consuma sulle nostre strade. Grazie. Grazie, collega. Bene, sono così concluse le dichiarazioni di voto finale. Se non vi sono obiezioni, la Presidenza si intende autorizzata al coordinamento formale del testo approvato. Indico la votazione nominale mediante procedimento elettronico sulla proposta di legge già approvata in un testo unificato dal Senato numero 3169A, introduzione al reato di omicidio stradale e del reato di lesioni personali stradali, nonché disposizioni di coordinamento al decreto legislativo 30 aprile 1992, numero 285, al decreto legislativo 28 agosto 2000, numero 274. Dichiaro aperta la votazione. Recatevi al posto, colleghi, per favore. Gagnarli. Basilio. Basilio. Giuliani. Allora,